Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico di P2L200. Siamo qui oggi su OGamer perché vi porto nuove notizie molto belle, ragazzi. Allora, andate a vedere una piccola cosa nell'alleanza, ancora niente. Con questa ricerca che state vedendo, sblocchiamo definitivamente gli incrociatori. Quindi, ragazzi, dopo tanto tempo, dopo tanto tempo e dopo tanta sangue, sudore e lacrime, siamo riusciti a riprendere i nostri incrociatori. Ne avevo non so quanti sull'altro pianeta, ragazzi, ne avevo una marea, sapete che avevo quasi tutte le navi. E poi dopo mi hanno fatto un paio di attacchi, poi dopo è successo quello che è successo. Io non ci volevo credere che mi è successo quella cosa qua, però l'ho risolto. Allora, ragazzi, incrociatori finalmente sbloccati. Adesso si deve completare la ricerca che deve arrivare al suo 100%, ci vogliono 3 ore. E adesso andiamo a potenziarci il deposito di ferro, lo mandiamo a livello 2, così almeno potrò produrre 2 incrociatori alla volta. Sì! Poi ragazzi, cos'altro fare? Ah sì, prima cosa che farò quando si completerà la ricerca, ragazzi, sarà assolutamente quella di sbloccare la ricerca per le spedizioni, che è la seguente, se non mi ricordo male. La ricerca in astrofisica, che è questa, che ha dei relativamente costi, che serve a tecnologia di spionaggio a livello 4. Tecnologia di spionaggio, vediamo i requisiti, non costa granché, quindi si farà, si farà. Intanto, ragazzi, intanto che ci siamo, iniziamo a costruire qualche piccolo laser leggero. Ne possiamo fare giusto uno. Giusto uno. Ma che schifo di difese che ho. Quando sbloccherò anche il laser pesante, perché prima voglio farmi le 3 navi che ho sbloccato al 100, sporterò tutte e 3 le difese che avrò al 200. Ve lo prometto. Niente ragazzi, ci tenevo a dirvi che abbiamo finalmente i nostri incrociatori belli pronti alla battaglia, belli ricercati, quindi dobbiamo solo costruirli e andare in battaglia. L'alleanza è sempre aperta, però appunto in 2 giochi che sono Empire Z e l'altro, Games of War, sono stato accettato in un'alleanza che praticamente non è. Sono abbastanza forti, sono tipo come me, hanno degli eserciti belli grossi, ma vengono continuamente martellati, però gli invasori, anche se perdono, rimandano a casa con la coda tra le gambe. Quindi sono stato accettato in queste 2 alleanze, proprio mi hanno invitato loro, sono stato appunto invitato, sono stato contento di questo, e allora ho deciso di accettare questo invito. Vi farò sapere nei relativi gameplay il nome delle 2 alleanze. E se volete, magari vi interessa, se volete, io vi farò vedere il nome, vi farò vedere l'alleanza. Se volete venire, ragazzi, siete benvenuti. Detto questo, su OGamer l'alleanza sarà sempre questa qua degli Angeli Oscuri. Tanto stiamo qua ad aspettare, no? Tanto sì, deve completarsi quello, quindi c'è poco e niente da fare oggi. Giusto, spariamo, possiamo sparare in orbita qualche satellite, ne spariamo in orbita 2. La ricerca proprio mi ha prosciugato i fondi. E cos'altro fare? Cos'altro fare? Beh, per il momento possiamo fare quasi più niente. Massimo diamo un colpetto alla centrale di deuterio. C'è proprio. Perché poi, ragazzi, ho proprio finito le risorse oggi. La ricerca mi ha proprio prosciugato. E niente ragazzi, cos'altro dirvi? Per il momento siamo qua, per il momento niente. Dobbiamo aspettare che si completino le ricerche per poi dopo formare i primi incrociatori, prima formare i primi compagni di incrociatori per poi fare le spedizioni. Domani, ragazzi, domani dovrebbe uscire un altro episodio sulla Hardline. Forse ve lo faccio uscire, non lo so, dipende. Cioè, dipende se magari ci voglio io, se no riprendiamo con domani dovrebbe essere venerdì.
Se no facciamo domani Halo e settimana prossima di venerdì facciamo l'hardline. Non lo so ragazzi, vedrò, vedrò. Mi sa che però domani probabilmente che facciamo Halo, poi dopo sabato se ci riesco andrò dal Vinci e faremo qualche video su Outlast, forse Outlast e sicuramente The Walking Dead. Che è uscito anche l'ultimo capitolo, quindi dobbiamo finire il quarto per poi finire il quinto, per poi finire complessivamente il gioco e vedere se fanno anche la terza stagione. E poi un'altra cosa che ci tengo a dirvi, ragazzi, poi dopo chiudiamo il video perché su Game ho iniziato il video, la ricerca, queste due cose, queste due piccole cose qua, ho finito. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi, ragazzi, è che nell'hardline vi porterò non solo giochi come ho detto, stile Dark Soul, stile Dishonored e così, ma molto probabilmente qualche volta troverete anche gameplay condivisi su entrambi i canali, su entrambi i canali, tipo Payday. Payday perché mi sa che qualche volta prima di iniziare una nuova serie sull'hardline faremo un video di spezzone, diciamo, per esempio, finiamo Dark Souls, facciamo un video su Payday che magari va sia sul mio canale nell'hardline, sia sul nostro canale degli Sfonders. Diciamo che l'hardline, questa playlist qua che ho creato io, non è come si dice, una playlist che ha solo un gioco, come quella che ho fatto io, per esempio, come quella che ho fatto io di giochi horror, di giovedì horror che avevo fatto, che poi dopo si è spostato sabato perché ho avuto dei problemi. Avete visto, ho fatto 1916, poi c'è stato tutto l'Outlast, il primo, poi adesso ci sarà il DLC, faremo finire il DLC e poi magari ci metteremo ancora qualcosa. L'Hardline è molto simile. Quando ho fatto il primo video, che forse non so se avete visto, che è stato visto, ho detto all'inizio del video che racchiuderà molti giochi difficili, il che vuol dire che sarà una playlist dove ci saranno tanti giochi, però avrà il suo filo logico. Cioè non è che per esempio un giorno faccio Dark Souls, il giorno dopo dire vi faccio Dishonored e lo metto assieme perché poi dopo dovete diventare matti, capire, ma scusa, non è. Iniziamo con un gioco, lo finiamo, spezzone, altro gioco. Però chiuderà solo giochi veramente difficili. Poi, se per esempio, avevo detto una volta, adesso, una volta che avremo finito Halo, si aggiungerà anche Alien vs Predator, che già ci ho fatto un video. Alien vs Predator sarà fatta la sua playlist singola, che saranno tutte e tre le campagne. Finito Warhammer, arriverà Borderlands, che Borderlands 2. Che penso di farlo anche con Krabby. Che però saranno nelle sue playlist specifiche. Forse ci sarà un gioco che farò due playlist. Che ve lo metto giù. Vabbè, sono un grande fan di Batman. Infatti, volevo portarvi Batman Arkham City nella hardline. Se non erro sbaglio, perché dovrebbe esserci la modalità anche lì che praticamente se muori una volta devi fare tutto da capo. Se non sbaglio c'è anche in quella. E mentre lo farò sia nella sua playlist specifica Batman Arkham City, dove giocherò tutta la storia senza tirarmi troppo matto, che giochi nella prima nell'Arkham City farò solo la storia principale. E una volta finito il gioco una volta che avremo finito quello, per un po' lasceremo stare, a meno che non avrà iniziato qualcos'altro aiutatemi, nell'hardline. Se invece non avrò di niente in corso nell'hardline, giocherò quella modalità lì di Arkham City una sola notte, lo inizierò lì. Quindi, però nell'hardline non farò solo la storia principale, ma farò tutte le missioni secondarie. Come avevo fatto per le strategie stealth, che poi dopo si è dovuto chiudere quella playlist lì, purtroppo. Diciamo che l'hardline riapre
la playlist, le strategie stealth per quanto riguarda missioni secondarie, difficoltà e tecniche per alcuni giochi, anche proprio alcune tecniche, perché anche in molti giochi che vi porterò si dovrà fare parecchio lo stealth. Però non è la stessa cosa, perché la strategia stealth più o meno è simile, però non è così tosto. Non ci sono le strategie stealth, non vi avrei mai messo Dark Souls. Mentre questo qua vi metterò tutti i giochi difficili. Vi porterò tutti i giochi difficili, dove in alcuni si farà lo stealth, in altri no. Poi, intanto sono passati 10 minuti parlandovi di questa cosa, intanto. Qua al suo game la ricerca si sta completando. Infatti, stiamo già arrivati a 2 minuti. Andiamo qua. No, appunto, detto purtroppo, detto questa cosa qua. Lo sto usando anche il gioco qua, lo sto tenendo anche d'occhio. Sto vedendo anche magari di iniziare qualcosina. Purtroppo non potevo fare una spedizione, se no, ragazzi, me l'avrei fatta. E vi porterò appunto, come stavo dicendo, per il momento adesso qua dico l'ultimo pensiero e poi chiudiamo perché il video è stato lungo e è stato un po' anche proprio di spiegazioni del futuro del canale, cioè, più del canale, di una playlist specifica. Poi, sempre nell'hardline, vi porterò sia Batman Arkham City, se c'è la modalità una sola notte, ma penso che non ci sia. Se non ci sia, se non c'è, giocherò a livello più di difficoltà più difficile, però farò tutto stealth. E vi porterò anche Batman Arkham Origin, che Batman Arkham Origin è molto lungo e ha la modalità una sola notte, che ve la farò tranquillamente, che però non sarà giocata da me, ma sarà giocato dal Vinci, perché il mio computer Arkham Origin non me lo supporta, ma mi supporta l'altro. In Arkham Origin, ve l'ho detto, sarà divisa in due: playlist principale, storia principale, inizio, metà, conclusione, fine. L'altro sarà inizio, secondarie, metà, secondarie, conclusione, fine. Quindi sarà più lunga nell'hardline, che vi farò tutte le missioni, vi farò tutti gli assassini, farò un sacco di cose. Poi vabbè, arriveranno anche molti altri giochi, ragazzi, però non... se ci sarà la possibilità vi farò vedere qualche gioco nuovo. Se no vi porterò un po' di quelli vecchi, però ragazzi, vi porterò quelli vecchi, però vecchi ma belli, cioè non pensate giochi tipo del 2004. Porterò giochi relativamente vecchi, 2-3 anni, però belli. Poi 2-3 anni. Vedremo che quando prenderò il lavoro mi cambierò il computer. Per il momento vi farò gameplay misti, di giochi relativamente nuovi, vecchi. Vi farò un sacco di cose, ragazzi. Non vi preoccupate perché non vi abbandono, vi farò un sacco di cose. Allora, ragazzi, termino quel video, il secondo video per oggi. Se anche il secondo video di oggi, ragazzi, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!